Signore, complimenti, lei è stata selezionata per buongiorno, sono Marta. Del grazie, signora, molto gentile, scusi il disturbo, Buongiorno, sono Monica e lei chiama da col cuore. Sono Mario Cane, la porta del Roma, per prendere la signora, complimenti, lei è stata selezionata per Siete nuovi? Il 22 è difettato, mai scegliere il 22. Pure se ci fosse la barretta di Willy Wonka. 22, i pazzi. Sei ore sono lunghe senza zuccheri, eh? Ma attenzione che si mettono tutti sul culo. Scusa, eh. Oi, Sabri. Oi, ciao. Guarda che ti cercano su a fine turno. A fine turno finisco il turno, per questo si chiama così. Ma si sono scomodate un paio di cravatte dai piani alti. Credo sia per la storia di Pelle di Luna. Che hanno convocato? Simone Frattasi, per ora. Simona Sannito? No, Lattanzi, quella dell'Inbound. Ma che cosa è successo? È successo che questo non è un lavoro adatto a tutti, questo è successo. Frattasi, tu sei spesso in turno con Samira? Pelle di Luna? Sì, cioè, non ci ho mai fatto caso, ma credo di sì. Perché la chiamate Pelle di Luna? Ho sempre sentito gli altri chiamarla così, credo che sia un po' per il colore della sua pelle. Samira Kumar, che ti pare? Non lo so, io non ho mai avuto a che fare con lei. Non è una che parla molto. In realtà, per non essere italiana, quando parla, parla bene. Quasi non si sente l'accento. Samira è nata in Italia. I suoi genitori sono indiani. Ah, non lo sapevo. Comunque, come dicevo, è una tipa silenziosa. Testa bassa, entra, va verso la sua postazione, tira fuori quelle fasce che si usano per la cervicale e attacca a lavorare. Nel lavoro com'è? Ma io quando sono sulla mia postazione di lavoro penso soltanto al mio, però mi sembra una abbastanza puntuale, che si dà da fare. Cosa volete che vi dica di più? Anch'io più di tanto. Anche se una volta Sabrina mi ha detto che quelle voci fatte con l'intelligenza artificiale sono più umane. Quindi Sabrina la conosce bene? Sabrina conosce bene tutti. Ma che è successo a Pelle di Lu? A Samira? È quello che stiamo cercando di capire. Vabbè, adesso potete andare. Mi raccomando, non una parola con nessuno. Comunque per me è roba di testa. Che vuoi dire? Non lo so, è un'idea mia così. Però una volta mi è sembrato di averla vista prendere delle pillole. Sai, quelle nei flacconcini. Tipo gli antidepressivi. È roba di testa. Però una volta mi è sembrato di averla vista prendere delle pillole. Ho fatto qualcosa? Ancora no. Tranquilla, tu non hai fatto niente. Anzi, sappiamo che sei una persona molto precisa e ti abbiamo convocato per farti qualche domanda su una tua collega che ieri si è sentita poco bene durante il turno, Samira Kumar. Chi? Pelle di Luna. Ah, sì, ha avuto un calo di zuccheri, poverina. Come sta? Ah, si riprenderà, no? Speriamo. Stai nell'inbound, come lei. Mm-hmm. Sappiamo che prendete l'autobus assieme. Che mi dici di Samira? Non è
che si parli molto di lavoro, cose così. Nient'altro. Ah sì, una volta mi ha detto che ha dolori alla cervicale. Io le ho consigliato di fare yoga, Bikram yoga, quello che faccio io, quello abbiamo che si abbiamo qualcosa nel fascicolo? Risultano due richieste di cambio sedia. Ne abbiamo mai risposto? No. Il 90% delle persone qua c'hanno la cervicale. Pure io ce l'ho. Grazie, Francesca. Puoi andare. Non me li scalate dalla produttività questi minuti, vero? No, tranquilla. Puoi tornare alla tua postazione. Grazie. Buona pausa. Molto gentili. Buon pomeriggio. Yoga. Il 90% delle persone facciano la rubrica. Ah, un calo. Abbiamo qualcosa nel fascicolo? Abbiamo mai risposto? No, allora, signor De Santis, le arriverà una mail con il contratto. Lei deve cliccare solo su accetto e in automatico il sistema le manderà un numero di 4 cifre che mi deve dettare. Sì, in tempo reale. 4571, giusto? Perfetto, il contratto è stato accettato. Entro 24 ore sarà attivato il servizio. Eh sì, per qualsiasi cosa c'è la mail di riferimento. Ah, sì, certo, me ne occupo io personalmente. Io la ringrazio tantissimo, signor De Santi. Giorgio. Sì, va bene, Giorgio. No, è che professionalmente noi dobbiamo dare del lei. Lei è molto gentile, signor Giorgio. Io la ringrazio e le auguro una buonissima giornata, eh? Arrivederci. E fatti una vita, De Santis. Allora è vero che sei brava? La migliore. Che sorpresa. Buongiorno, dottoressa. Che eleganza, dottor Salerno. È passato di tempo da quando potevo darle del tu, eh? Ma lo sa, dottoressa, che il dottor Salerno all'inizio lavorava nel mio team? Un giorno gli hanno attaccato in faccia il telefono 7 volte di seguito. Un record. Era distrutto. Poi però si è rialzato e ha fatto una bellissima carriera. Lo zio sta sempre nel consiglio di amministrazione? No, in realtà è andata in pensione. Vabbè, tanto quello che doveva fare l'ha fatto. Sabrina, non vogliamo... Però saluti tanto caramente. Prego, dottoressa. Non vogliamo sottrarti troppo tempo, Sabrina. Volete parlare di pelle di luna? E che vi devo dire? Figlia di emigrati dal Pakistan, parla poco, non fuma, si veste colorato, mangia intrulli che puzzano, ha 2 figli piccoli, marito non pervenuto, e questo è tutto quello che so. Samira Kumar, o pelle di luna, come la chiami tu, è in stato catatonico al policlinico. Noi vogliamo capire se ci sono stati dei problemi qui, sul lavoro. Sentite, sono 22 anni che lavoro in questa azienda. La prima volta che sono arrivata qui, i telefoni squillavano in continuazione, ci parlavamo addosso. Andate di là adesso. Potete farci addormentare un neonato, tanto il silenzio che c'è. Se pelle di luna è andata in tilt a causa del lavoro, vuol dire che non è adatta a questo lavoro. E quindi siete d'accordo che le sedie non causano la cervicale? Beh, mica sono un medico io. Comunque, sta tutta roba nuova, no? Ergonomica, si dice così. Magari il mal di schiena è causato dalle borse della spesa, troppa palestra. Pelle di luna non è adatta a fare questo lavoro. Il problema è lei, non quello che facciamo qui. E ora, se abbiamo finito, io ricomincio, che sennò salto il bonus. Io ho uno zio, ciò. E fai il fruttivendolo a Matera. Figlia di emigranti da Pakistan, parla poco, non ha un corato. Ha detto di ma il corato non ha detto. Ma il corato non ha detto. Ma il corato non ha thank you.
mi chiamo Samira Kumar, ho 28 anni, sono nata a Bari da genitori pakistani. Vivo ancora con loro e con i miei fratelli piccoli. Sono laureata in lingue e, come tutte le ragazze della mia età, mi piace uscire, ballare, viaggiare e mi piace parlare con la gente. Mi piace la cucina pakistana, ma quella barese non è uguale. Mi piacerebbe trovare un lavoro part-time che mi permetta di prendermi un affitto di una casa tutta mia. Perché dovreste prendermi con voi? Perché sul lavoro sono una macchina.